Buonasera, siamo alla tendostruttura del CONI di Avellino, oggi 20 ottobre, inizia il campionato di Serie C femminile e abbiamo le due squadre che si contendono la prima gara di campionato e sarebbe Avellino Volley, la squadra di casa, e Caffè Partenope Napoli. Una squadra napoletana, già più volte ha militato nella categoria del campionato di Serie C, quindi vanta un'esperienza sicuramente maggiore rispetto alle ragazze irpine. Speriamo di, ovviamente, di vedere un bel incontro soprattutto. E la partita è arbitrata dal signor D'Argenio Alessandro di Avellino. In campo vogliamo presentare la compagine avellinese, il numero 10 Teresa Negrone, opposto vice capitano, la numero 4 Giulia Jessica centrale, la numero 8 Bagnara Alessia palleggiatrice, la numero 5 Perino Alessandra banda laterale, quindi schiacciatrice, la numero 14 Adele Nigro banda laterale schiacciatrice, la numero 3 Fara Carullo libero, la numero 22 Alessandra Urcioli centrale nonché capitano della squadra, la numero 17 Parrella Luana banda laterale schiacciatrice, la numero 16 Giulia Zaolino banda, quindi schiacciatrice, la numero 1 Mariangela Tretola palleggiatrice, la numero 7 Ilaria Picariello opposto, la numero 19 Manna Paola centrale. La squadra avversaria: abbiamo la numero 12 Amato Titti, la numero 5 Cozzolino Lia, la numero 8 Galatonia, la numero 6 La Rocca Stefania, la numero 1 Salvati Silvana, la numero 9 Sorrentino Ilenia, la numero 17 Coppa De Egle, la numero 11 D'Aquino Sonia, la numero 4 Ingenito Daniela, la numero 14 Menozzi Stefania, la 7 Scognamiglio Susi, la numero 10 Valentino Adele. Le squadre ormai sono entrate in campo, hanno seguito il riscaldamento di prassi, vediamo chi è che va alla battuta. In questo momento abbiamo in posizione 1 e alla battuta la numero 4, no, la numero 5 Perino Alessandra in posizione 1, in posizione 2 Alessandra Urcioli 22, siamo alla battuta, una battuta lunga e fuori campo, il primo punto è assegnato alla squadra del Napoli. La Perino ha impresso molta forza nella battuta. Vediamo la numero 8 Galatonia battuta dalla squadra del Napoli. Non è stata fatta una buona ricezione dall'Avellino, un piccolo errore in ricezione da parte della numero 3 Fara Carullo libero di Avellino. Di nuovo la 8, cambio palla, la palla è lunga oltre la linea di fondo. In battuta il capitano dell'Avellino Volley, Alessandra Urcioli, col numero 22. Una traiettoria velenosa, insidiosa, qualche difficoltà da parte della linea difensiva del Napoli. Un'azione d'attacco dell'Avellino Volley alla schiacciata Teresa. Un difficoltoso, ben riuscito, azione di difesa e poi con successiva schiacciata da parte del Napoli e una cattivissima ricezione e la palla va fuori da parte dell'Avellino. Risultato 3-2.
alla battuta la squadra del Napoli col numero 5, Cozzolino Lia. Una buona schiacciata della numero 14 della squadra irpina. Un po' di confusione in fase di ricezione dall'Avellino. E purtroppo a causa di un pallonetto ben congegnato da parte del Napoli, l'Avellino subisce ancora un altro punto a sfavore. Di nuovo in battuta la 5 del Napoli, Cozzolino Lia. Napoli sembra ben posizionata nel campo. Adele Nigro schiaccia, però butta fuori dalla linea di fondo la palla. Siamo al risultato di 5-1 per il Napoli. Erroneamente prima il cartellone aveva segnato un 2 per l'Avellino. Una schiacciata al muro lungo e la palla va fuori, quindi di nuovo il punto per il Napoli. Siamo 6-1 alla battuta sempre la numero 8. L'allenatore chiede il tempo, l'allenatore dell'Avellino chiede il tempo. Attimo di pausa per le due compagini. Un momento di confusione da parte della squadra dell'Avellino, non l'abbiamo mai vista in questo, con un momento così grave di difficoltà. Speriamo che il coach sappia rimettere in campo le ragazze in modo da poter vedere anche un incontro competitivo. Ritornano tutte in campo. Alla battuta la 5 della squadra partenopea, una cattiva ricezione da parte di Perrino, un altro punto regalato questa volta al Napoli, per fortuna una bellissima schiacciata servita bene dalla palleggiatrice Bagnara. Da parte del numero 4 dell'Avellino, Giulia Jessica. Alla battuta abbiamo Teresa Negrone con il numero 10 dell'Avellino. 7-2 il punteggio. Purtroppo la traiettoria impressa è sbagliata, la palla va fuori e un altro punto al Napoli. La squadra dell'Avellino è in confusione, speriamo che riprenda con la solita grinta la gestione della partita. Un altro errore, palleggiatrice passa palla al numero 10 dell'Avellino, la quale dietro la linea dei 3 metri schiaccia e butta la palla in rete. Alla battuta il Napoli. La traiettoria è lunga, il punto va all'Avellino, il risultato 9-3. Alla battuta la 14 dell'Avellino, Adele Russo, che di solito ha un buon servizio di battuta. La palla con traiettoria a pioggia, pallonetto. Bravissima la numero 5 Perino Alessandra, un'ottima schiacciata nella linea di 3 metri, coglie impreparata la difesa del Napoli, una traiettoria molto insidiosa, si schiaccia al suolo, alla battuta di nuovo Teresa Nigro, la 14 dell'Avellino. Un ottimo servizio
Il libero del Napoli ha sbagliato la fase ricettiva, di nuovo imbattuta l'Avellino. La partita sembra si stia di nuovo bilanciando. Un fallo di doppia del numero 8 Bagnara dell'Avellino e quindi di nuovo il punto al Napoli 5-10, risultato parziale. C'è stato un cambio nelle file del Napoli. Alla battuta la 6 napoletana, brava la Perino Alessandra. Dopo un primo momento di smarrimento sembra che abbia ripreso la sua autorevolezza di campo. Rientra il capitano Alessandro Urcioli, il 22, esce il libero Fara, numero 3. Giulia Jessica spedisce fuori dalla linea di fondo la battuta da parte dell'Avellino e un nuovo punto al Napoli, 6-11. Una bella schiacciata, il muro del Napoli cede e il pallone cade sul tappeto del Napoli. Punto per l'Avellino, numero 8 alla battuta, Bagnara. Dopo un'articolata ricezione e attacco da parte dell'Avellino con un muro da parte del Napoli, aveva salvato inizialmente un bel pallone a squadra dell'Avellino, però purtroppo nella fase di rinvio nel campo avversario la traiettoria della palla finisce fuori dal campo e quindi il Napoli conduce per 12-7. Un nuovo time out richiesto dall'allenatore dell'Avellino, con la speranza di ripristinare le file della squadra. Conosciamo i valori della squadra irpina, che non sono sicuramente quelli che in questo momento sta mettendo in campo. Evidentemente hanno bisogno di riscaldarsi un po'. Invece sembra che il Napoli in questa fase sia un po' calata, però ha una bella squadra con preparazione atletica accettabile. Ritornano in campo le squadre. Alla battuta il Napoli col numero 1 Salvati, Silvana. Brava Alessandra Urcioli, un passaggio corto per la schiacciata da parte della Bagnara. Cede il muro del Napoli. Alla battuta Alessandra Perrino dell'Avellino. Risultato 12-8. Peccato, la traiettoria va fuori dalla linea di fondo del campo del Napoli. Il punto ritorna alla squadra partenopea. Sembrava ci fosse stata una piccola ripresa da parte delle irpine, però di nuovo una fase altalenante. C'è un controllo nella rotazione della squadra napoletana. Si riprende il gioco. Alla battuta la numero 8 Galatonia per la squadra partenopea. Ricezione Fara Carullo dell'Avellino. Una buona scacciata da parte di Adele Nigro. Alla schiacciata Teresa Negrone dell'Avellino.
brava Alessandra Urcioli, ha realizzato un altro punto. La centrale mette sempre in campo la sua esperienza. Un ottimo punto con una battuta insidiosissima, una traiettoria velenosa che crea scompiglio nella difesa del Napoli, ottenendo un altro punteggio, un altro punto. Una fase sicuramente delicata della partita. I punti in questo momento valgono doppio, bisogna giocare molto seriamente e recuperare questi punti di differenza tra le due squadre. Bravissimo il muro della Teresa Negrone e della Giulia Jessica, un ottimo muro, hanno rispedito la schiacciata partenopea nel loro stesso campo, realizzando un nuovo punto 11-13. Alla battuta Alessandra Urcioli. Bravissima la Teresa Negrone con una schiacciata in lungolinea, una traiettoria molto insidiosa e intelligente. La squadra partenopea si è fatta scoprire nuovamente. Alla battuta di nuovo l'Avellino, il punteggio di 13-12, il recupero ormai è totale. L'Avellino sta dimostrando di avere un ottimo muro, molto più solido del numero partenopeo, almeno questi sono i valori messi in campo fino a questo momento. Riescono a realizzare un nuovo punto, siamo al risultato di parità 13-13. Alla battuta la 22 Urcioli. Purtroppo la traiettoria della schiacciata di Teresa Negrone va a finire sul fondo un po' troppo lunga. Le intenzioni erano buone, però purtroppo per pochi centimetri il punto è andato alla squadra partenopea. È calato il rendimento della squadra partenopea, mentre le erpine soprattutto sul muro sono molto molto forti, riescono sempre a stoppare le azioni di attacco del Napoli. Questa volta la schiacciatrice, la numero 10 del Napoli, è stata astuta, ha fatto un pallonetto al muro e si è guadagnata un punto, quindi 15-13 per il Napoli. Una brutta fase di ricezione da parte della squadra avellinese. Non riescono a passare le partenopee su muri, su schiacciate decise. Gli riesce più facile il gioco facendo schiacciate furbe con traiettoria a pallonetto piuttosto che con traiettorie dritte potenti, e questa volta con un palleggio intelligente la squadra partenopea scavalca la linea del muro irpino, realizzando un nuovo punto 16-13. C'è un cambio nella squadra irpina, esce la 5, entra la 17, Perrella Luana. Perrella Luana è una banda, una schiacciatrice, e quindi speriamo che faccia bene anche lei. Brava prima la Teresa Negrone in schiacciata,
rimette in gioco la palla alla linea difensiva del Napoli, erroneamente gli dà una cattiva traiettoria, la 4, Giulia Jessica ne approfitta dell'Avellino, realizza un altro punto con una schiacciata. Un'ottima battuta da parte di Teresa Negrone. Un'ottima schiacciata da parte dell'11 partenopea. Stiamo parlando di D'Aquino, Sonia. Ha sorpreso il muro irpino, questa volta ha inflitto una piccola punizione alla squadra irpina per una distrazione del muro. Una buona schiacciata sempre della solita Teresa e questa volta la palla passa al Napoli su un rimpallo e la 6 del Napoli, la 6, la Rocca Stefania, fa un'ottima schiacciata e riesce a mettere nel proprio punteggio un nuovo punto, 18-14. È una fase molto delicata della partita, del set. Ci vuole un piccolo sforzo da parte della squadra irpina, uno sforzo di concentrazione. Devono essere un po' più mobili, più attente. È una squadra di ottimi elementi, anche l'Irpinia, la squadra irpina. Per cui la competizione è molto accesa in questa fase, in tutti i casi 4 punti sono tanti e ora diventano 5, 19-14. Non vediamo la solita Avellino volley. Beh, dobbiamo dire anche che per merito della squadra avversaria, anche che è una bella squadra, ben articolata, allenate, ben messe in campo, per cui voglio dire, ovviamente quando si incontra un avversario. Di nuovo doppia da parte dell'alzatrice irpina, la numero 8 Bagnara. Purtroppo quando cerca di fare le rotazioni sul corpo diventa difficile per lei gestire il palleggio. Questa è la seconda alzata con le stesse problematiche, anche se riconosciamo dei buoni meriti alla nostra alzatrice, per fortuna questa volta la numero 11 con la sua potente schiacciata ha dato una cattiva traiettoria alla palla spedendola fuori dal campo della squadra irpina. Alla battuta la 14 Adele Nigro, un errore piuttosto madornale da parte della 1 napoletana, Salvati Silvana fa una pessima ricezione concedendo un punto alla squadra irpina. È un momento difficile per la squadra irpina in fase di leggero recupero, comunque il divario è piuttosto importante, 4 punti. E anche questa volta la squadra irpina si è fatta sorprendere da una buona ricezione di Fara Carullo, numero 3. Le ragazze in prima linea si sono distratte e hanno consentito alla palla di cadere sul suolo e quindi dare un altro punto alla squadra partenopea. Bel palleggio da parte della 17 irpina, aveva quasi sorpreso la difesa napoletana, salvata in extremis. Un
una buona fase di gioco, bravissima Teresa Negrone in prima, un'ottima traiettoria, la palla in schiacciata, recupera un altro punto importantissimo in questa fase di gioco per l'Avellino, e alla battuta abbiamo la Julia Jessica, il numero 4 Irpino. Purtroppo la palla è fuori, 17-22. C'è un piccolo velo di disorganizzazione all'interno della squadra, le ragazze in campo non sono le solite, manca un po' di grinta questa sera. Un ottimo punto realizzato dalla squadra irpina su schiacciata, la ricezione difettosa da parte della difesa del Napoli consente un punto importante. Alla battuta abbiamo Bagnara al numero 8, no, c'è un cambio, la Bagnara esce, entra la 1 Perrina. No, la Maria Angela Tretola ha sostituito Bagnara, la palleggiatrice Tretola, che ha un'ottima battuta di solito. Si sono fatte sorprendere le napoletane, il numero 7 ha un'imprecisa fase di ricezione. E di questo ne gode la squadra irpina, recuperando un altro punto fondamentale, 19-22. E purtroppo un nuovo errore alla battuta, sono molti gli errori alla battuta che la squadra irpina ha concesso alla squadra partenopea. Bisogna assolutamente correggere questa fase di gioco, la battuta è importante. Non si possono perdere tantissimi punti in un set su una battuta. Il punteggio attuale è 23-19 a favore della squadra partenopea. Un bel incontro, dobbiamo dire, a fasi alterne, con leggeri cali da entrambi le compagini, però anche con degli ottimi recuperi e delle belle fasi di gioco. Una schiacciata a pallonetto dell'Alessandra Urcioli, che però viene intuita dalla linea difensiva partenopea, una buona schiacciata da parte della Negrone della squadra irpina, però di pochi centimetri, ma la palla finisce fuori. Punto al Napoli, 24-19, e alla battuta il numero 1 del Napoli, Salvati Silvana. Speriamo stavo sperando una cosa che non si è realizzata. Il punteggio è 25-19, il primo set lo ha vinto la squadra partenopea. Speriamo che nel secondo set ci sia un Avellino più competitiva, non fosse altro per vedere un buon incontro di pallavolo come al solito. Ora abbiamo la squadra partenopea in tenuta blu sulla nostra destra e la squadra irpina in tenuta verde sulla nostra sinistra. Ripartiamo col secondo set della partita di pallavolo femminile valida per il campionato di Serie C, giocata tra le due formazioni Avellino Volley di Avellino e la squadra Caffè Partenope di Napoli. Tutte e due le squadre militano in Serie C. Siamo qui alla tendostruttura del Campo Coni di Avellino, via Tagliamento. Si riparte. Questa volta speriamo che l'Avellino sia più concentrata, ha battuto il numero 5 del Napoli.
dando una traiettoria troppo lunga, per cui il pallone finisce fuori dalla linea di campo. Il primo punto è realizzato quindi a favore della squadra dell'Avellino. Alla battuta il capitano della squadra, Alessandro Urcioli, numero 22. Una nuova invasione da parte della squadra irpina, almeno così ha chiamato l'arbitro. C'è una piccola qualche contestazione da parte delle giocatrici. L'arbitro, il primo arbitro D'Argenio, ha chiamato una giocatrice dell'Avellino chiarendo i motivi dell'invasione. Sembra che la rete sia stata toccata con il corpo in fase di discesa. Fuori il backer attacco, diciamo, d'attacco del numero 6 del Napoli, ha preso una traiettoria sbagliata e quindi finisce fuori dal campo dell'Avellino. Il punto ritorna all'Avellino, 2-1. Alla battuta il numero 10, Teresa Negrone, una ottima battuta, brava. Una ricezione non perfetta da parte della squadra partenopea. Una schiacciata di Giulia Jessica, la numero 4 irpina, finisce in rete. Il punto ritorna al Napoli. Esce la numero 7 partenopea, entra la 8. In battuta la numero 6, la Rocca Stefania. Un'ottima battuta, una traiettoria molto insidiosa. Brava la banda in posizione 4 dell'Avellino, un'ottima schiacciata. E di nuovo una schiacciata della 10, Teresa Negrone. E vanno a chiudere un punto a favore della squadra irpina, 3-2. Alla battuta abbiamo Adele Nigro, la numero 14 irpina. Sembra un buon rientro nel secondo set da parte della squadra irpina. La numero 11 napoletana imprime una cattiva traiettoria, la palla in fase di schiacciata e la palla va fuori. 4-2 per l'Avellino, di nuovo la numero 14 dell'Avellino in battuta. Una doppia da parte del numero 8 partenopeo in fase di palleggio. L'arbitro assegna il punto alla squadra irpina, 5-2. Battuta al numero 14. Molto brava Adele, difficilmente fa errori in battuta, dovrebbero seguire tutte lo stesso esempio. Hanno perso un set proprio per le battute. Una buona schiacciata del numero 5 irpino, Perrino Alessandra, si aggiudica il punto, 6-2. Siamo in una fase positiva per la squadra irpina. Il Napoli vediamo un po' confuso in fase ricettiva. Una schiacciata della solita 11, la D'Aquino Sonia, che ottiene un punto, cambio palla, 6-3 a favore della squadra irpina. E alla battuta sempre la D'Aquino Sonia è alla battuta. Una ottima battuta insidiosa, ma la squadra irpina non si fa sorprendere. Un palleggio scomodo da parte della squadra partenopea, però la palla comunque va dall'altra parte nel campo irpino. Una fase concitata da una parte e dall'altra. Il numero 1 della squadra napoletana, Salvati Silvana, esegue un pallonetto mal riuscito. Il muro avellinese schiaccia nel campo partenopeo, ottenendo un nuovo punto, 7-3. In battuta la numero 4,
dell'Avellino, Giulia Jessica, una bella battuta creando delle serie difficoltà alla ricezione, in ricezione alla squadra napoletana. Un nuovo punto alla squadra irpina, 8-3, di nuovo in battuta la Giulia Jessica, numero 4 irpino. L'allenatore partenopeo chiede un time out, vuole recuperare un rapporto più di fiducia nelle ragazze, sembrano un po' offuscate all'inizio del primo, della prima parte del secondo set. Rispetto al primo tempo hanno avuto un importante calo. Speriamo che insomma il coach abbia dato delle giuste disposizioni, le squadre ritornano in campo. La battuta Avellino Volley con numero 4 Giulia Jessica. Il Napoli riesce a schiacciare, a creare un problema nella linea difensiva irpina e ad ottenere un punto a suo favore, 8-4. Abbiamo alla battuta la Salvati Silvana, il numero 1 partenopeo. Alessandra Urcioli approfitta come al solito di una distrazione difensiva, coglie una palla vagante sulla banda della rete e la schiaccia senza troppi complimenti, ottenendo un nuovo punto a favore della squadra irpina, 9-4. Il distacco si fa sempre più sensibile, più concreto. Alla battuta la palleggiatrice Bagnara con il numero 8 dell'Irpinia, fatto un'ottima battuta questa volta, schiaccia Teresa e di nuovo Alessandra Urcioli, sempre con la sua tecnica e sempre in agguato sulla centrale della rete, riesce a sfruttare le palle vaganti e a schiacciarle nel campo delle avversarie. Ha ottenuto un altro punteggio, 10-4. Si riscaldano gli animi in campo da entrambi le squadre, però il Napoli purtroppo sta attraversando un periodo negativo, un momento negativo del set, una cattiva difesa da parte del numero 7, un pallonetto insidioso da parte della giocatrice in battuta, la numero 8 Bagnara. Bisogna dire a favore della Bagnara che ultimamente nella fase, diciamo, delle battute riesce ad ottenere degli ottimi risultati, è una fase di maturazione di questa atleta, evidentemente ha raggiunto una maggiore comprensione di quelli che sono gli spazi in fase di battuta, fa pochissimi errori, è migliorata molto rispetto allo scorso anno. Un atleta da tenere in grande osservazione perché evidentemente lavora anche seriamente durante gli allenamenti. Questi sono i risultati di allenamenti seri, coscienti. Quando si lavora bene si vedono anche dei risultati. Di nuovo in battuta la Bagnara. Speriamo che faccia un'altra sua traiettoria velenosa. Riesce ad imprimere un tocco a effetto alla palla e mette molto spesso in difficoltà la squadra avversaria, cambiando anche spesso la traiettoria della palla stessa, quindi non fa comprendere bene le sue tecniche di gioco. Questa volta in fase di palleggio l'Avellino sbaglia buttando la palla fuori dal campo. La palla ritorna alla squadra partenopea, al numero 8 Gala Tonia, alla battuta. Il punteggio è di 12-5 in questa fase di gioco. La palla è spedita fuori, la traiettoria troppo lunga della battuta napoletana. In battuta abbiamo la numero 5 dell'Avellino, Perino Alessandra.
anche lei spesso si distingue per delle ottime battute, vediamo questa volta come la troviamo. Brava, molto brava, vede i problemi della squadra avversaria, un ottimo punto realizzato in un momento importantissimo della partita. Questa è una fase delicatissima perché impone anche un aspetto, sotto l'aspetto psicologico, indebolisce la squadra avversaria anche per il prossimo set. Questa volta ha dato troppa forza alla palla, una traiettoria lunga, il pallone va fuori, 14-6 per la squadra irpina. Le partite spesso si vincono anche per lo stato psicologico della squadra. Restituisce la traiettoria lunga data alla palla da parte della squadra napoletana, il numero 5, Tozzolino Lia, spedisce fuori la battuta, per cui ritorna all'Avellino, batte il capitano dell'Avellino Alessandro Orcioli, numero 22, un'ottima battuta. Una fase di palleggio, una schiacciata da parte del Napoli, un muro ben organizzato da parte dell'Avellino, però purtroppo poi la palla in una seconda schiacciata finisce a terra e il punto viene assegnato alla squadra partenopea, 15-7. Abbiamo alla battuta la numero 10 del Caffè Partenope, Valentino Adele. Una ottima battuta, complimenti all'Adele, veramente una bomba, ha messo in serie difficoltà la linea difensiva irpina. Una ottima schiacciata da parte dell'Avellino Giulia Jessica, che però purtroppo spedisce la palla di pochi centimetri fuori dalla linea di fondo, la palla ritorna al Napoli. La battuta ritorna alla squadra partenopea, 15-8, in battuta la numero 10, di nuovo Valentina Adele. Grande, bravissima, la più brava di tutte le atlete da entrambi le squadre, ha fatto una battuta di una potenza e di una traiettoria straordinaria, molto molto efficace. Di nuovo lei in battuta. Bisogna fermarla questa Adele, riesce a mettere delle palle veramente velenose nella squadra avversaria, delle battute potentissime. Cariche di effetto, tra l'altro, cioè alla potenza anche la difficoltà attraverso l'impressione ad effetto che crea nel pallone. Brava, brava atleta questa Valentina Adele. Grande battuta di nuovo, ma poi molto precisa, dobbiamo dire. La schiacciata da parte dell'11 del Napoli, da Aquino Sonia, mette in difficoltà la linea difensiva irpina, un momento di difficoltà della squadra irpina, comunque ci sono sempre 5 lunghezze di differenza, 15-10 a favore della squadra irpina. In battuta Valentina Adele, numero 10 della squadra partenopea. Riesce ad infilare un lungolinea, un'altra battuta veramente consistente, è un atleta molto forte, quasi incontenibile sulle battute. Bisogna che la squadra irpina si attrezzi bene, perché è bravissima questa ragazza. Bisogna strappare il punto soprattutto per togliere la battuta alla numero 10, che è veramente pericolosa, è una forte avversaria per la squadra irpina. Molto bene, grazie a un muro ben congegnato della squadra irpina, un muro ottimo,
riescono a strappare il punto alla squadra napoletana. È imbattuta la squadra irpina col numero 10 Teresa Negrone, anche lei è dotata di un buon servizio e infatti ha creato un problema alla squadra napoletana. La linea purtroppo va in rete, le atlete irpine non riescono a prenderla. Le distanze si sono accorciate sensibilmente, 16-12, e imbattuta il Napoli col numero 8, la Gala Tonia. Chiedo scusa per l'errore, e la numero 6, la Rocca Stefania, imbattuta per il Napoli. La squadra partenopea fa invasione di campo, imbattuta nella fase di schiacciata della squadra irpina. Il punto ritorna alla squadra irpina. Noi purtroppo siamo in una posizione, non possiamo nemmeno commentare la fase di gioco in questo caso, che c'è la postazione dell'arbitro proprio davanti alla nostra telecamera, unico punto possibile da dove possiamo fare dei filmati. Brava la numero 5 irpina, riesce a schiacciare Perrino Alessandra e ad ottenere un punto importantissimo, una fase di gioco molto delicata, perché il Napoli sembra che abbia ripreso la consistenza, il coraggio, la determinazione, è diventata di nuovo un avversario temibile. Imbattuta la numero 14 Nicola Adele, in fase ricettiva Teresa Negrone della squadra avellinese sbaglia, regalando un punto al Napoli. È un momento, bisogna prestare il massimo attenzione, perché il Napoli può dare una zampata e ritornare di nuovo competitiva sul punteggio. Purtroppo un errore piuttosto banale della numero 11 in fase di battuta della squadra partenopea regala veramente un punto alla squadra irpina. È un punto prezioso. 19-13 il punteggio in questo momento. Una buona scacciata da parte numero 5 di Perino Alessandra, però ribattuta e punto perso purtroppo da parte della squadra irpina a seguito di un muro ben congegnato della squadra partenopea. La battuta del numero 1 del Napoli, Salvati Silvana, una buona traiettoria della battuta. Fasi di attacco da entrambi le squadre, un ottimo palleggio aereo da parte di Teresa Negrone con una palla, diciamo, con la famosa traiettoria a foglia morta, riesce a trovare spazio nel campo avversario e a realizzare un punto a favore dell'Avellino, preziosissimo. In questa fase 20-14, è un momento delicato. Bisogna tenere stretto a questo punto il vantaggio racimolato da parte della squadra irpina. Si sta prospettando il pareggio 1-1, probabilmente i set. Speriamo che il risultato sia a favore della squadra irpina, anche perché, diciamo, questa volta se l'è veramente meritato, esercitando delle ottime azioni difensive con dei muri attenti, sempre pronti e capaci di concretizzare delle ottime linee difensive, e anche in fase di attacco si è ben distinta in questo set la squadra irpina. Alla battuta Bagnara la numero 8,
La schiacciata del Napoli è andata fuori, il numero 8 Galatonia spedisce fuori dalla linea di fondo, un ottimo punto in un momento importantissimo, 21-14 il punteggio in questo momento, alla battuta la numero 8 Irpina, la palleggiatrice Bagnara Alessia. Un'ottima schiacciata al numero 10 napoletano, e il muro irpino però sempre molto efficace. Ha cercato di sorprendere con un palleggio la numero 10 napoletana la linea del muro irpina, ma non c'è riuscita. Un'ottima schiacciata da parte delle alzatrici, delle schiacciatrici irpine, e in fase ricettiva il Napoli cede, il numero 7 purtroppo non riesce a difendersi adeguatamente, il pallone va di nuovo all'Avellino con la Bagnara, numero 8, che questa volta spedisce in rete la battuta, però è immediatamente perdonata grazie ai vari punti che ha saputo realizzare, al miglioramento anche in questa fase di battuta che ha avuto negli ultimi mesi. Una fase di gioco molto interessante da entrambe le compagini, con fase conclusiva dell'azione da parte del numero 6 del Napoli, la Rocca Stefania, che fa una buona schiacciata, una bella zampata a suo favore. La squadra del Napoli recupera di nuovo la battuta con la numero 8 ed un punto, quindi 22-16. Beh, un punto che possiamo dire un po' fortuito da parte dell'Avellino. Il Napoli in questa fase è stato un po' sfortunato. Però, come si dice, tutti i punti servono per vincere la partita. 23-16, a volte un po' di cinismo aiuta anche a vincere. Noi preferiamo sempre i livelli atletici. Alessandro Urcioli aveva trovato il solito buco nella linea centrale della rete, però questa volta la linea difensiva napoletana è stata più attenta e ha saputo neutralizzare l'azione attaccante della numero 22, Irpina. Molto bella questa fase di gioco, sia in ricezione che in attacco da entrambe le squadre. Bravissima la Alessandra Orcioli, un altro punteggio nel salvadanaio del set. La numero 5 dell'Irpina, della squadra irpina, va a battere la Perino Alessandra. Sta recuperando il secondo set, l'Alessandra Perino ha recuperato le piccole defaianze del primo tempo. Schiaccia la numero 6 del Napoli, la Rocca Stefania, indirizzando la palla in un luogo, in un punto sguarnito del campo della squadra irpina, e quindi ad accreditarsi ancora un nuovo punto, 17-24 in battuta il numero 5 del Napoli, Cozzolino Lia. Purtroppo anche questa volta la Cozzolino spedisce fuori dalla linea del campo. Il secondo set è stato vinto dalla squadra irpina 1-1. In questo momento ovviamente c'è di nuovo il cambio campo, la squadra irpina maglia verde passa alla nostra destra e la squadra della Caffè Partenope Napoli tenuta blu passa alla nostra sinistra. Si riprende il gioco, terzo set, per ora il risultato è 1-1. La squadra dell'Avellino nel secondo set ha avuto un'ottima ripresa. Come avevamo preannunciato, i livelli di gioco sono ritornati nei loro standard. Nel primo set invece c'era un po' di disattenzione nella fase ricettiva,
e anche in attacco non c'era la solita grinta che le atlete irpine hanno come consuetudine a mettere nelle azioni. Siamo ritornati agli standard qualitativi della squadra, alla battuta per la squadra irpina numero 5. Perrino Alessandra, una discreta battuta, schiaccia il numero 14 Adele Nigro. Adele Nigro fa una battuta, il muro napoletano spedisce fuori dalla linea di campo e quindi il punto va all'Avellino. Di nuovo in battuta la numero 5 irpina, un'ottima traiettoria, mette in difficoltà l'avversario. Un altro punto come quello di prima, schiacciata, muro con traiettoria da parte del muro partenopeo sbagliata, la palla va fuori, di nuovo la battuta numero 5 irpino. Sembra che il terzo set sia cominciato bene per le ragazze di Avellino, ottima battuta anche questa volta, fuori la schiacciata del numero 10 partenopeo, la numero 10 Valentino Adele, una ottima giocatrice anche in fase di attacco, però non sempre riesce a trovare la traiettoria giusta, la potenza è buona ma a volte la traiettoria è sbagliata, mentre nell'azione della battuta è bravissima la quarta battuta della numero 5 irpina e va a finire in rete, ha concesso il punto al Napoli 3-1 per l'Avellino, e in battuta numero 8 partenopeo. E sulla schiacciata di Negrone Teresa Napoli non crea il muro giusto, per cui la traiettoria della schiacciata raggiunge il suolo del campo partenopeo in una fase concitata della partita, riesce a realizzare un buon punto. Di nuovo punto per la squadra irpina, una ricezione sbagliata da parte della squadra partenopea, concede un altro punto alla squadra irpina, 5-1. C'è una piccola fase di sbandamento della squadra partenopea, Avellino ne approfitta, un buon livello di concentrazione da parte delle nostre ragazze, un bel muro anche questa volta. E la solita Teresa Negrone approfitta di uno sbandamento della fase difensiva al muro della squadra partenopea e realizza un altro bel punto, 6-1 da parte della squadra irpina, in battuta la numero 22 Urcioli Alessandra, il capitano, ripetiamo, della squadra irpina centrale. Una bella battuta, di nuovo una traiettoria ben congeniata da parte del numero 10 partenopeo, però purtroppo come al solito la spedisce fuori dal campo. Comunque riconosciamo un buon tipo di gioco alla numero 10 partenopea, possiamo senz'altro dire che è una delle squadre più brave della squadra, delle ragazze più brave della squadra. Una bellissima schiacciata a parte di Giulia Jessica, realizza un nuovo punto, 8-1 per la squadra irpina. C'è un cambio nella squadra del Napoli, esce il 6, entra il 12, Amato Titti. Di nuovo in battuta Alessandra Orcioli, la numero 22 irpina, questa volta sbaglia inviando la palla in rete, una piccola disperazione sul viso dell'atleta, lei da giocatrice di antica tradizione capisce bene che i punti regalati in questo modo possono diventare un motivo di slancio per la squadra avversaria.
bravissima la Teresa, questa sera è veramente in forma. Teresa Negrone, la numero 10, ha realizzato moltissimi punti sulla schiacciata, dobbiamo dire che ha un fastback quasi del 100%. Ottimo gioco d'attacco questa sera per la nostra giocatrice Teresa Negrone. Per pochissimo fuori la battuta di Negrone, pochi centimetri, reclamerebbero un punto la squadra alpina, ma noi siamo in alto, riusciamo a guardare meglio il campo e diamo ragione all'arbitro che ha chiamato la palla fuori. In battuta la numero 10, la temibile Valentina Dele, e come al solito imprime una potenza impressionante alla palla, molto abile in battuta, bisogna riconoscere i valori. Bravissima Dele Nigro in fase di schiacciata, mette in serie difficoltà la squadra avversaria, di nuovo in battuta, in schiacciata, in qualche modo ricuciono la linea difensiva al muro le ragazze di Napoli. Una bella fase, divertente. La numero 11 partenopea tira fuori la grinta, riesce ad imprimere forza e precisione alla palla e recupera un punto prezioso per il Napoli, 9-4. Abbiamo un folto pubblico questa sera, come al solito la squadra arellinese è molto seguita, ma anche il Napoli si è portato dietro un bel po' di maestranze di pubblico. La numero 10 questa volta ha sbagliato la battuta, peccato, perché è veramente una giocatrice di valore, in battuta è la più forte questa sera di entrambi le squadre, dobbiamo dire quello che è, ha una battuta superiore a tutte le atlete in campo in questo momento. La palla comunque è passata all'Avellino, 10-4 il punteggio. Bravissima la Julia Jessica, un'azione d'attacco veramente prestigiosa. C'è un piccolo battibecco tra la Julia Jessica e qualche giocatrice del Napoli. Sarebbe meglio che ognuno pensasse alle proprie cose. A volte le discussioni sfociano in azioni non piacevoli. L'alzatrice del Napoli dà un'ottima palla alla numero 11, che è sempre molto attenta, dobbiamo dire, anche se a volte sbaglia le traiettorie delle schiacciate, però insomma possiamo dire che ha un ottimo valore atletico questa numero 11 del Napoli. La D'Aquino Sonia è imbattuta al numero 12 del Napoli, Amato Titti, 11-5 il punteggio in questa fase di gioco a vantaggio dell'Avellino. Bravissima la concertazione tra l'alzatrice irpina, la numero 8 Bagnara Alessia, e la numero 4 la schiacciatrice, il banda laterale in posizione 2, che ha saputo di nuovo sfruttare una distrazione da parte della linea difensiva a muro della squadra napoletana. Abbiamo un folto pubblico, tantissimi tifosi del Napoli sono venuti a sostenere la propria squadra. È un campionato seguito, già la Serie C diciamo interessa una bella fascia di pubblico, poi quando si vedono squadre che hanno un gioco piacevole, interessante, con una buona preparazione, degli ottimi allenatori, insomma ci sono delle componenti giuste per trascorrere una bella serata. Ritornano le squadre in campo dopo il time out, c'è un cambio nella squadra irpina, esce il 3 Fara Carullo e rientra la 22 Alessandra Orcioli, in battuta la numero 4 la Julia Jessica, di solito una buona battuta, bravissima anche questa volta,
ha conquistato un punto favoloso, importantissimo. Ecco, prendere di nuovo il volo con 8 punti di vantaggio in questa fase da parte della squadra avellinese. Speriamo che anche quest'altra battuta sia efficace, lo è stato, non come quella di prima, però ci possiamo accontentare. Un'ottima fase di palleggio da entrambi le compagini. Ah, questa volta l'alzatrice Bagnara non ha saputo sfruttare, come di solito fa bene, in un palleggio velenoso. La palla è finita in rete. Alla battuta la numero 11 partenopea, la d'Aquino Sonia. Pessima battuta, purtroppo una traiettoria come schiacciatrice forte, ma come alla battuta la d'Aquino soffre, ha regalato un bel po' di punti alla squadra irpina. Alla battuta abbiamo Bagnara Alessia. E anche questa volta la squadra partenopea in un'ottima schiacciata, azione di attacco devo dire, però purtroppo la traiettoria della palla in schiacciata va fuori dal campo irpino. Il punto è assegnato alla squadra irpina, 15-6 in questa fase di gioco. Alla battuta Bagnara Alessia, numero 8 della Avellino Volley. C'è stato un cambio nelle squadre del Napoli. Beh, anche l'Avellino passa al cambio, entra Perrone, esce Bagnara. La Perrone ha delle fasi alterne nelle battute, passa dalle splendide battute insidiose e positive a battute che hanno a volte origini strane. Questa volta si è difesa bene, ha fatto un'ottima battuta. Abbiamo la solita Teresa Negrone, un'ottima schiacciata, messo in seria difficoltà la linea difensiva del Napoli. Alessandra Urcioli, solita azione d'attacco con palle velenose, a effetto, a pallonetto. E la numero 1 napoletana schiaccia ottenendo un punto al limite del bordo della linea di fondo. Come si dice, anche i punti realizzati al limite sono buoni da portare a casa. Napoli 7, Avellino 15. Un'ottima battuta dal numero 1 napoletano. Ottima traiettoria, impressione di forza. Di nuovo il punto al Napoli, ribatte la numero 1 partenopea, Salvati Silvana. Questa volta è stata un po' imprecisa Fara Carullo, la numero 3, fase ricettiva. A numero 10 del Napoli ritorna in schiacciata, ma il muro irpino è forte. Dobbiamo dire che in fase ricettiva di muro le ragazze avellinesi questa sera hanno veramente ottenuto degli ottimi risultati. Probabilmente è stato il punto di forza della squadra che ha permesso di avere un buon risultato fino ad ora. Il migliore reparto batte la numero 5 irpina, la Perino Alessandra, e questa volta purtroppo la traiettoria va fuori dal campo napoletano. Un punto regalato alla squadra partenopea. Battuta da parte dell'8 napoletano, bravissima Alessandra Urcioli, un attacco furbo, una traiettoria insidiosissima, va a prendere un punto.
17-19 il punteggio, 17 da parte della squadra irpina, 9 Napoli. Alla battuta il numero 22 Alessandro Arcioli, il capitano della compagine irpina. Fa un'ottima battuta. Altrettanto bene fa il Napoli in una schiacciata veloce a parte centrale della rete. Il numero 5 in battuta, Cozzolino Lia, una battuta molto insidiosa, con una traiettoria a parabola. La numero 10 Teresa Negrone, questa volta spedito in fase schiacciata, la palla fuori dal campo napoletano, il punto passa al Napoli, 17-11. In battuta il Napoli. L'Avellino comunque in un'ottima fase, la riconosciamo meglio ora. Come si dice, quando più è calda più gioca bene. La Teresa Negrone questa volta non fa la solita potente schiacciata, si esibisce in un pallonetto, l'azione finisce male, il Napoli schiaccia e mette nel campo dell'Irpina la palla, ottenendo un nuovo punto, 17-12, in battuta il Napoli. Un time out fischiato dall'allenatore irpino. Alla nostra destra gli spalti sono pieni, ma allo stesso modo come alla nostra sinistra. La pallavolo femminile è molto seguita da Avellino, abbiamo una bella tifoseria, apprezziamo molto il lavoro che hanno fatto comunque i dirigenti, con un'ottima attività di promozione, capacità nella scelta delle atlete quest'anno, perché come sappiamo sono salite per la prima volta in Serie C. Un'ottima schiacciata da parte del numero 4 irpino Giulia Jessica, ottiene un altro punto importante in questa fase, 18-12. In battuta abbiamo la Teresa Negrone. Un'invasione da parte della squadra napoletana, un time out chiamato dall'allenatore napoletano, fase un po' delicata per il Napoli. L'Avellino ormai a 7 misure di distanza dal punteggio, col punteggio 19-12. Questo è il momento giusto per essere al massimo concentrate, cercando di dare un'impressione importante al risultato. La squadra irpina deve stare concentrata, momento delicato, ci potrebbe essere ovviamente un'aspettata reazione da parte della squadra partenopea, che a dire la verità dalla seconda metà del secondo set ha avuto un calo veramente considerevole. Alla schiacciata del Nigro, che ottiene un altro punto, una bella schiacciata, un muro piuttosto difettoso da parte della squadra partenopea, e siamo 20-12. Alla battuta abbiamo Teresa Negrone. Una buona battuta, mette in difficoltà la squadra partenopea e purtroppo questa volta la palla alzata bassa, alzata male da parte di Bagnara Alessia, non consente a Giulia Jessica di schiacciare nel modo dovuto, gira male la palla perché era piuttosto bassa rispetto alla banda della rete. Alla battuta la stimatissima Valentina Adele, numero 10,
potentissima la sua battuta come al solito. Adele Nigro schiaccia dopo una fase di ricezione molto attenta della squadra irpina. Ormai hanno incominciato a prendere anche le misure della potente battuta della Valentina Adele, riescono in qualche modo ad annientare il livello insidioso notevole della battuta. Una bella fase di gioco, il solito fraseggio tra la numero 8 Irpina e la numero 4 Giulia Jessica, che in qualche modo tirano fuori delle pregiatissime azioni d'attacco. Forse un po' ripetitive nella loro azione. E questa volta il numero 4 napoletano schiaccia e il muro irpino respinge male, la palla finisce fuori, il punto va alla squadra napoletana, che comunque rimane indietro di 7 misure alla battuta numero 12 partenopeo. La Amato Titti, 21-14 il punteggio. Una battuta senza troppe pretese, la linea difensiva irpina riesce a ribattere il pallone con precisione, invasione da parte della Giulia Jessica, non si sono capite le ragazze. Dobbiamo dire che la Giulia Jessica a volte accende delle polemiche inutili. Una brava giocatrice, però in alcuni casi farebbe meglio a non rispondere alle avversarie o con gesti verso l'arbitro che non sempre sono rispettosi delle decisioni arbitrali. Alla battuta abbiamo proprio la Giulia Jessica. C'è stato un cattivo intendimento tra l'allenatore del Napoli e l'arbitro. L'arbitro ha chiamato la battuta, la squadra irpina ha battuto, però il Napoli non era pronta per la ricezione perché contemporaneamente era stato chiamato il time out. La battuta quindi è annullata. A volte è importante tenere in giusto controllo le reazioni. Ovviamente Giulia è ancora giovane, è una buona giocatrice, quindi deve stare attenta e verificare alcuni atteggiamenti che potrebbero essere lesivi contro la sua persona. Ovviamente nelle scelte arbitrali potrebbe determinare magari nelle scelte indirizzate alla persona, e per cui è meglio sempre abbassare i toni delle discussioni. A volte accettare anche magari una defaianza arbitrale è meglio, anche gli arbitri sono uomini e possono sbagliare nelle decisioni. Batte la numero 4 partenopea, intanto il Napoli ha preso un nuovo punto, si è aggiudicato il punteggio numero 16, 22-16 in questo momento il punteggio della partita. Siamo al terzo set. Un momento di sbandamento da parte della squadra irpina. Capitano, il numero 22 Urciuoli, ha una piccola discussione con l'arbitro, probabilmente è stato chiamato un fallo di invasione che non era esistente. Noi, ripeto, da qui non riusciamo a seguire bene queste fasi di gioco. Il numero 4 partenopeo l'ha battuta, ha sbagliato e concede un nuovo punto preziosissimo in questo momento, 23-17 alla squadra irpina. Alla battuta abbiamo Alessia Bagnara, il numero 8, l'alzatrice della squadra irpina.
bravissima, un'ottima traiettoria impressa alla palla. No, ha sbagliato il numero 3 Fara a prendere questa palla che decisamente andava fuori dal campo. La squadra del Pina ha regalato un altro punto al Napoli e alla battuta il numero 17 del Napoli, la Coppa Egle. Un'ottima battuta da parte della Egle, bravissima la Teresa Negrone, 10 dell'Avellino, riesce a infilare una bella schiacciata in uno spazio vuoto del Napoli. Siamo ormai al punto conclusivo, al match point da parte dell'Avellino. È in battuta il numero 5. Una difettosa ricezione del numero 7 partenopeo. In qualche modo riescono a rispedire la palla nel campo dell'Avellino. Un attacco da parte di Alessandro Orcioli a centrale. E questa volta di nuovo un attacco di Alessandro Orcioli a buon fine. Un altro punto e vittoria del secondo set da parte dell'Avellino, 2-1 a favore della compagine erpina. Cambio di campo, avremo il Napoli alla nostra destra in tenuta blu, ricordiamo campionato di Serie C, la prima partita oggi 20 ottobre 2013, la prima partita del campionato. Ovviamente le squadre devono ancora rodarsi, avranno altre occasioni nell'arco delle prossime partite di piccole modifiche, miglioramenti. Il livello ci è sembrato discreto, ci sono delle bravissime giocatrici, la preparazione atletica è piacevole, è sufficiente, magari qualche incertezza che probabilmente è dovuta proprio all'inaugurazione del campionato di Serie C, per cui siamo complessivamente soddisfatti al di là del punteggio. Ovviamente anche noi cronisti diciamo piace vedere un gioco alla pari, competitivo, la partita è piacevole, si trascorrono delle ore a guardare le atlete in modo piacevole, perché quando c'è competizione c'è spazio anche per delle riflessioni piacevoli sul risultato della partita, non ci sono dubbi. Abbiamo, a partire dal secondo set, una prevalenza da parte della squadra erpina, eppure diciamo che da parte della, a favore della squadra napoletana c'è un'esperienza maggiore nel campionato, nella loro presenza nel campionato di Serie C, mentre l'Avellino per il primo anno si esibisce in questo campionato e insomma sta ottenendo degli ottimi risultati anche in Coppa Italia, si è distinta per la qualità di gioco, per la preparazione delle atlete, e questa sera sta rinnovando la squadra intera, che insomma la preparazione atletica è piuttosto messa a punto bene, la squadra è tenuta bene in campo dall'allenatore, è stato fatto un buon lavoro. Certo, come si dice, si può sempre migliorare, aspettiamo di vedere cose ancora migliori durante l'arco del campionato, siamo convinti che il potenziale c'è, per cui ovviamente aspettiamo i prossimi incontri di vedere un gioco sicuramente più fluido, più scorrevole, più impegnato, più produttivo. C'è da dire che abbiamo visto una linea difensiva al muro da parte dell'Avellino veramente notevole, con delle azioni di difesa al muro spettacolari, decise, precise e ovviamente fruttuose, in quanto abbiamo visto che veramente il muro è stato l'osso duro da abbattere da parte della squadra partenopea.
ma nulla c'è stato da fare, benché l'attacco partenopeo ha degli ottimi elementi, però il merito, diciamo, è stato più dalla parte della squadra irpina a saper annullare e annientare le azioni d'attacco partenopee, mettendole in serie difficoltà gli attaccanti del Napoli. Alla battuta il Napoli col numero 5, la Cozzolino Lia. Bravissima la 22 Urcioli Alessandra in fase d'attacco, spettacolare la sua schiacciata, un ottimo palleggio ovviamente da parte della palleggiatrice. ...1-0 per la squadra irpina. Si incomincia nel modo giusto. L'atteggiamento iniziale può risultare quello vincente. Purtroppo Alessandra Urcioli spedisce fuori dalla linea di fondo la battuta e regala un punto al Napoli, che è ben lieta di riceverlo. E la numero uno del Napoli, Salvati Silvana, si reca sulla linea di battuta, ha un buon servizio di solito, e infatti grazie anche a un errore da parte della linea difensiva irpina riesce ad aggiudicarsi un altro punto. Napoli 2, Avellino 1. Ha una battuta molto insidiosa, molto insidiosa. Brava da parte del numero 10 Napoli, irpino, Teresa Negrone, riesce a dare una traiettoria obliqua alla palla in fase di schiacciata, ottenendo un bellissimo punto. È in battuta la Teresa Negrone, il numero 10, ottima battuta. C'è un'invasione da parte della Nigro Adele, la quale anche questa volta si lamenta della scelta arbitrale. Noi, ripeto, siamo coperti in quella fase di gioco. In battuta il numero 8 napoletano, Gala Tonia. Sbagliato il palleggio della numero 5 partenopea. Un'ottima iniziativa da parte di Alessia, numero 8, l'alzatrice irpina, che con un pallonetto riesce a ferire il punteggio napoletano, con un nuovo punto assegnato alla squadra avellinese. In battuta la numero 14 delle Nigro, Giulia. Jessica si mette troppo lontana a schiacciare dalla rete e quindi una schiacciata finisce in rete. Sono errori di inesperienza. La numero 11 napoletana batte. Questa volta Teresa Negrone sbaglia, infila la schiacciata in rete a favore del Napoli, che raggiunge il punteggio di 5-3. La squadra irpina è in svantaggio. La numero 11, che anche prima aveva dato una traiettoria molto forte alla palla in battuta, era stata salvata dalla ricezione irpina dalla numero 3 Fara, perché avrebbe sicuramente oltrepassato la linea di fondo. Quindi la squadra avellinese ha preso un altro punto, 4-5. Siamo di nuovo nella fase d'attacco della squadra irpina. Bravissima Alessandra Urcioli, un'altra ottima schiacciata, un altro ottimo punto in un momento delicato. Siamo in fase di ripresa, la numero 4 irpina va in battuta, Giulia Jessica ha una buona battuta.
una ragazza molto giovane, ricordiamo, quindi ha tutte le carte in regola per portare i suoi livelli di gioco in un ottimo rapporto, diciamo, produttivo in tutte le fasi di gioco. Purtroppo sbaglia la battuta, regala un punto al Napoli che rimanda la numero 10 in battuta, Valentina Dele, la quale con la sua solita battuta insidiosissima riesce a recuperare un altro punto a favore della sua squadra. Di nuovo in battuta la numero 10. Ci mettono anche dell'oro le ragazze della squadra bellinese. Non è impossibile da prendere la battuta del numero 10. Sembrava che avessero trovato il modo giusto per competere. Invece in questa fase la Valentina Dele riesce a trovare spazio per le sue performance. Questa volta spedisce di pochissimi centimetri la palla fuori. L'Avellino ha ripreso il gioco in battuta la numero 8, Alessia. Un'ottima battuta in fase ricettiva, la numero 7 partenopea sbaglia, regalando un altro punto all'Avellino. Beh, dobbiamo dire che la traiettoria della battuta era un po' insidiosa e ad effetto, per cui di nuovo in battuta Alessia. Un ottimo muro, di nuovo un bel muro da parte dell'Avellino, attento, produttivo, insuperabile. Vogliamo esagerare a volte nei termini, però dobbiamo dire che questa sera il muro della squadra irpina è veramente imbattibile. Ha compiuto veramente pochissimi errori. Ottima questa battuta di Bagnara Alessia, numero 8. Ha veramente fatto un salto di qualità rispetto al campionato scorso nella battuta. È migliorata moltissimo, riesce a essere molto pericolosa per le avversarie. Però questa volta spedisce con troppa energia la palla fuori dalla linea di fondo del campo napoletano. Il punto ritorna al Napoli, 9-9. Siamo in risultato di parità. In battuta il numero 8 napoletano, la Gala Tonia. Fasi alterne di un gioco buono, schiaccia la 1 napoletana e questa volta il muro ha fatto un foro, il muro dell'Irpinia, della squadra irpina, e Napoli riesce ad ottenere un punto prezioso in una fase delicata del set. 10-9, batte la numero 8 del Napoli, Gala Tonia, a buona battuta, più potenza di quella precedente. Viene schiacciata la numero 5, la Perone Alessandra, riesce a mettere in difficoltà la linea difensiva napoletana. Il numero 10 Valentino Adele sbaglia il bacher, buttando fuori dal campo di gioco la palla e regalando un punto all'Avellino. C'è un cattivo intendimento da parte della 10 e la 1 napoletana, sono indecise su chi dovesse entrare sulla battuta irpina e l'indecisione è costata cara questa volta alla squadra partenopea. La numero 5 irpina è di nuovo in battuta, Perrino Alessandra. Una bella schiacciata da parte del numero 1 napoletano
la 6 del Napoli, si è fatto sorprendere a rete, non ha saputo approfittare della palla rimbalzata al bagher della 10 della sua compagna di squadra. L'Avellino riceve un altro punto, 12-10, conduce l'Avellino. Questa è una fase dove bisogna imprimere maggior interesse, attenzione, è un gioco più produttivo per creare un distacco maggiore e dare più sicurezza al gioco irpino. Siamo al quarto set, 2-1 il risultato a favore dell'Avellino, 2-7-1, e in questo momento l'Avellino conduce il quarto set per 12-10. È calata un po' in questo set la squadra dell'Avellino, c'è un po' più di confusione, però ha sempre un gioco piacevole. È migliorato nel servizio della battuta, è un po' peggiorata nella fase d'attacco, però in linea di massima lo standard corrisponde a quello del set precedente. Il Napoli è una fase statica, nel senso che sta giocando più o meno con la stessa produttività del precedente set. In schiacciata abbiamo delle Nigro, questa volta non è stata incisiva come di solito. Teresa Negrone alla schiacciata riesce ad ottenere un nuovo punto a favore della squadra irpina. In battuta numero 5 dell'Avellino, Perino Alessandra. Speriamo che faccia una bella battuta, e così più o meno è stato, una battuta a effetto. Dobbiamo dire che i punti a favore della Valentina Dele, che riesce a recuperare in battuta, li perde un po' in fase difensiva. Siamo fortunati, non è una giocatrice completa al 100% per fortuna dell'Avellino, però è sempre brava. Schiaccia Adele Nigro ottenendo un altro punto. Il muro napoletano, dobbiamo dire che non è dei migliori. In fase ricettiva il Napoli lascia un po' a desiderare, sia nella seconda linea che nella prima linea. La difesa è importante da realizzare, una preparazione atletica, tattico delle atlete, perché cedere facilmente agli attacchi delle avversarie può portare ovviamente a risultati negativi. L'esempio opposto è rappresentato questa sera dall'Avellino, che diciamo ha prevalso nei set proprio grazie a una fase difensiva a muro straordinaria, impenetrabile. Eppure diciamo che il Napoli ha delle discrete bande, delle schiacciatrici discrete, per cui voglio dire il merito è stato in fase difensiva tutto dell'Avellino, che ha saputo annientare le azioni offensive del Napoli. Questa volta un pallonetto da parte del Napoli trova impreparate le atlete di Avellino Volley. Probabilmente si è fatta male un polso, Farah Carullo, il numero 3 irpino, si è buttata in un tuffo un po' sconsiderato. Immediatamente l'allenatore dell'Avellino provvede
ad inalare dello spray. Un effetto ghiaccio sulla stiratura probabilmente che ha avuto al braccio destro. Una fase concitata di attacco e difesa da entrambi le squadre. Alla schiacciata la ottima Teresa Negrone questa sera ci ha fatto vedere veramente come si gioca la pallavolo in fase di attacco. Ha una percentuale di errori in schiacciata del 10%, bassissima rispetto alla media, di solito siamo intorno al 20-30%. Questa volta una distrazione da parte di Perrino Alessandra, mette in difficoltà la squadra irpina, regalando veramente un punto al Napoli. La numero uno del Napoli in battuta, la salvati Silvana, un'ottima battuta, di nuovo Negrone schiacciata, Adele Nigro schiaccia e il muro napoletano spedisce fuori l'ennesimo muro, 6 e 11 napoletano al muro. Siamo dispiaciuti perché ce la stanno mettendo tutta in verità le ragazze napoletane. C'è una doppia da parte dell'alzatrice del numero 5 di Napoli, Cozzolino Lia, in fase di palleggio. L'arbitro se ne avvede e dà il punto all'Avellino, 18 a 12 in questo momento il punteggio a favore dell'Avellino. È più costante nelle azioni di attacco, molto limpida, molto efficace. Questa volta la linea attaccante del Napoli ottiene un punto, 13 a 18, in battuta il numero 6 del Napoli, abbiamo la Rocca Stefania. Piacevole il palleggio della squadra irpina, c'è stata un'invasione da parte della giocatrice napoletana, però l'arbitro non ha visto, era attirato da un'altra parte nella fase di gioco. Una schiacciata da parte di Adele Nigro che ottiene su un errore, l'ennesimo errore del muro napoletano, che respinge la palla fuori dal campo, un altro punto a favore dell'Avellino. Adele Nigro in battuta, la 14 irpina, anche lei questa sera è stata molto molto concreta, brava anche in fase di ricezione, con un bagger attento su una ottima schiacciata della numero 11 partenopea. Questa volta la 10 Valentina Adele del Napoli ha schiacciato. Contemporaneamente un'invasione da parte del Napoli, il punto questa volta va all'Avellino, un'ottima schiacciata che va nel campo partenopeo, un time out richiesto dall'allenatore napoletano, vuole tirare le file delle proprie atlete, ma purtroppo l'inferiorità tecnica e la concretezza di gioco sono ben evidenti in questo match, che vede una discreta superiorità da parte della squadra irpina, che ha saputo capitalizzare in forma progressiva e costante il livello di attenzione, di preparazione atletica, e col passare del tempo questa sera ha migliorato in modo costante la prestazione. Ora siamo 20 a 13, all'orizzonte vicino c'è il terzo set vinto dalla squadra dell'Avellino, almeno ce lo auguriamo. La superiorità è evidente,
La numero 8 del Napoli schiaccia. La linea difensiva irpina reagisce male. Il punto è a favore del Napoli, 20-14. Il divario è piuttosto considerevole. Sulla base di quello che si sta vedendo, il risultato sembrerebbe scontato, però bisogna sempre arrivare a 25. Non si sa mai, i recuperi a volte sono improvvisi e incalcolabili. Una bella fase di gioco da parte delle napoletane. La numero 10 Valentina Dele compie un'azione atletica notevole, riesce a capitalizzare un altro punto con una schiacciata. L'Avellino questa volta è stata colta impreparata al muro, imbattuta la numero 11 Partenopea. La schiacciata di Perino Alessandro, il numero 5 Irpino, finisce nel muro napoletano. Questa volta capitalizza un altro punto la squadra partenopea, che si sta avvicinando in modo preoccupante. Ha ristretto il divario del punteggio, siamo 20-16. Non si dice mai gatto se non si ha nel sacco. Bisogna stare attenti a mantenere costante il divario nel risultato. Sembra che questo piccolo vento di ottimismo abbia rimesso in piedi nel migliore dei modi la squadra napoletana. Imbattuta la numero 11 che ha un discreto servizio, da qui in Osonia. Questa volta Perrino, Alessandra in fase di schiacciata, ha saputo concretizzare un punto importantissimo, 21-16, siamo nella fase finale del match, 4 punti al match point a favore dell'Avellino, almeno si spera. Le ragazze ce l'hanno messa tutta, meritano questa vittoria. Dobbiamo riconoscere senza forme di partigianato che la squadra dell'Avellino questa sera ha dimostrato di essere più competitiva rispetto alla squadra partenopea. Un errore banalissimo di Perrino Alessandra che ha regalato letteralmente un punto alla squadra partenopea. Il merito del gioco è tutta dalla parte irpina questa sera, anche se dobbiamo dire che il match è stato sempre a un discreto livello di competizione. E la solita Dele Valentino, il numero 10 napoletano, al servizio battuta ottiene il suo prestigioso risultato con le sue potenti e insidiose battute. La più brava questa sera in battuta Adele Valentino è stata veramente una giocatrice con un livello superiore, dobbiamo dire imbattibile. Bisogna marcarla stretta, questa volta il servizio difensivo dell'Avellino è stata all'altezza della situazione. Una bella schiacciata della Teresa Negrone, ma non ottiene questa volta il risultato sperato. Alessandra Urcioli, la centrale che spesso si esibisce in schiacciate insidiose, questa volta anche lei non ha ottenuto il risultato solito positivo. L'alzatrice Alessia Bagnara ha cercato un pallonetto furbo, ma purtroppo la difesa napoletana
è riuscita ad annientare il pallonetto della Bagnara e ad aggiudicarsi addirittura il punto. Siamo 19-22, bisogna che le Irpine facciano un ragionamento, un attimo di attenzione, imprimere maggior capacità al loro gioco, poter riuscire a recuperare questi tre punti che mancano per vincere questo. Bravissima Alessandra Orcioli, risulta essere sempre molto essenziale, fondamentale nelle fasi finali di gioco, il motore della squadra in certi momenti delicati. C'è un bel livello di compattezza nella squadra irpina, c'è un rispetto tra le atlete, un buon sentimento che si realizza in termini di punti, di punteggio. C'è una bella intesa tra le varie atlete che compongono la squadra irpina. Intanto però c'è stato un punto a favore del Napoli, 23-20. Questo set sembra interminabile, a fasi alterne le battute passano di qua e di là, se la stanno giocando le due squadre. Alla battuta Negrone, inefficace questa volta la schiacciata di Negrone, una bella azione di ricezione e attacco da parte della squadra bellinese che ha scagionato la possibilità da parte del Napoli di realizzare un nuovo punto che sarebbe stato pericoloso. È una fase molto delicata del match, il muro irpino riesce ad annientare sempre gli attacchi napoletani, un'ottima schiacciata del numero 10 Negrone Teresa che però non reagisce. C'è stata una trattenuta da parte della difensrice del Napoli, ha regalato un punto molto delicato alla squadra dell'Avellino e molto importante ai fini di aggiudicarsi il match. Siamo all'ultimo match point, alla battuta il numero 5 Alessandra Perrone che sbaglia, l'adrenalina è a 100. Ci vogliono far soffrire queste ragazze, forse non sanno che abbiamo problemi cardiaci. 21-24 il punteggio, ovviamente scherziamo, ci concediamo un momento di umorismo anche se non è il momento giusto. Fase delicatissima del gioco, un attacco dell'Avellino non è andato a buon fine. Una scelta arbitrale giusta, la schiacciata dell'Avellino si era infranta, aveva toccato leggermente, è stata toccata leggermente dal muro napoletano, la palla è andata fuori, il provvedimento arbitrale è stato giustissimo, l'Avellino si è aggiudicato il terzo set vincente, 3-1 il risultato finale, un'ottima Avellino in fase difensiva a muro, in fase d'attacco straordinarie, pochissimi errori anche in battuta tranne il primo set che sono stati fatti troppi errori in battuta, grazie a Dio hanno saputo recuperare brillantemente. D'altra parte le capacità ci sono, c'è un ottimo staff tecnico, le ragazze sono amalgamate bene e un ottimo staff dirigenziale, l'attento presidente Fausto Sacco sta facendo un ottimo lavoro con il vicepresidente, lo staff tecnico e dirigenziale, tutto. Buon proseguimento di serata a tutti e buon proseguimento di campionato all'Avellino Volley che pare che quest'anno ci voglia dare delle ottime soddisfazioni. Noi siamo qui per accoglierle. Vi salutiamo da Avellino, la tendostruttura del Campo Coni. Oggi 20 ottobre 2013, prima giornata di campionato di Serie C.
Il nostro cameraman ci concede un'inquadratura sul tabellone. 25-21, il risultato finale del quarto set, del terzo set vinto dall'Avellino, 3-1. Quindi il risultato finale qui alla tendostruttura del Campo Coni di Avellino. Abbiamo concluso una serata straordinaria, un folto pubblico ci ha onorato. D'altra parte questa squadra è stata sempre molto seguita perché piace agli sportivi della città, le ragazze meritano l'attenzione della città, degli sportivi di Avellino, perché sono grintose, mettono tutto il loro impegno sacrificando giornate di lavoro, giornate di studio per ottenere degli ottimi risultati nei campionati di pallavolo. Auguri alle ragazze della squadra di Avellino Volley.